Bentrovati amici di Padre Pio TV ad un nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Questa settimana all'interno del nostro spazio dedicato ai temi giuridici troviamo l'avvocato Francesco D'Andria, specializzato in diritto penale. L'avvocato D'Andria ha fondato uno studio legale d'eccellenza con sede a Milano. Lo studio legale D'Andria si avvale di una squadra di professionisti selezionati ed esperti anche nel campo della psicologia giuridica e criminale. Si occupa in primo luogo di reati contro la persona, ma anche di reati finanziari, bancari, societari, fallimentari e tributari. È responsabile e coordinatore della sezione penale del network di assistenza penale. Sono tanti gli spunti di interesse che andremo a trattare con l'avvocato D'Andria, del quale stamattina vogliamo ascoltare alcuni consigli su un tema sicuramente interessante, che è quello della denuncia a querela. Ecco, come si compila? Cosa è una querela? Ascoltiamo l'avvocato D'Andria. Come si scrive una denuncia a querela? Quali sono le regole narrative, le formule sacramentali e i documenti da allegare per far sì che il tuo scritto non finisca nella pattumiera del magistrato e si riesca a dare impulso all'azione penale? Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti, io sono Francesco D'Andria e sono un avvocato penalista. In parole semplici, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. Partiamo dicendo che la denuncia a querela è la rappresentazione di un fatto di reato, compiuta innanzi all'autorità giudiziaria. Si chiama querela perché l'impulso all'azione penale deve essere dato necessariamente dal privato cittadino. Altrimenti il treno dell'indagine rimane fermo in stazione. Diversa invece la denuncia, dove in caso di semplice segnalazione l'autorità può far partire l'indagine. Fatta questa precisazione, passiamo all'aspetto pratico. Potrai recarti presso una caserma dei carabinieri oppure in questura per sporgere denuncia. Oppure potrai rivolgerti ad un avvocato penalista allorché la denuncia a querela è particolarmente complessa e quindi necessita di particolare attenzione. Ancora, la stessa denuncia a querela potrai redigerla e firmarla tu stesso. Fatto questo cappello introduttivo, andiamo ad esaminare il contenuto della denuncia a querela. Prima di tutto, la querela dovrà narrare il fatto per cui si chiede giustizia, fotografare il fatto o i fatti di reato che si intendono subiti da parte dell'autore del reato. Attenzione, non dovrai scrivere un poema o la storia della tua vita, né tantomeno dovrai perderti nei meandri di inutili valutazioni discrezionali o arbitrarie. Sappi che se così fosse, questo renderà la querela un polpettone indigeribile e la stessa autorità giudiziaria non vedrà di buon occhio la tua invocazione di giustizia. Quello che dovrai fare è rappresentare succintamente la vicenda in esame, andando a svilupparla attraverso uno snodo narrativo schematizzato in data e fatto. Inoltre, quando indichi le persone in questione che hanno preso conoscenza del fatto, sarà opportuno qualificarle. Ad esempio, se citi la persona che si è appropriata indebitamente della tua somma di denaro nell'ambito di un'operazione speculativa, dovrai dire che questa persona era un promotore finanziario, quindi la sua qualificazione. Qui credo che sia tutto chiaro. Ma facciamo un esempio. In data 5 giugno 2016 scorgevo la signora Rossi, mia ex fidanzata con la quale avevo convissuto per 2 anni, che cospargeva la mia Audi A7 targata XXX di un liquido, presumibilmente benzina, e con un accendino minacciava di dargli fuoco. Come vedete, data e fatto.
ha lo scopo di rendere veramente robusta e credibile la querela, occorre che tu, già agli occhi dell'autorità inquirente che dovrà espletare le indagini, dimostri ciò che affermi. Quindi, se affermi che tuo marito ti ha malmenato la notte di Capodanno in un raptus di gelosia, allora, se ce l'hai, dovrai allegare alla querela il referto medico, da cui si evince che avevi subito percosse dal coniuge. Altro esempio: se vuoi dimostrare l'estorsione che tua moglie ti ha fatto dicendoti o mi dai l'affido esclusivo dei figli o ti denuncio per abusi compiuti su di loro, ovviamente accusa falsa, e hai i file audio di questo, potrai allegare la chiavetta USB alla denuncia querela, da cui si evince la minaccia estorsiva. Ancora, se nel corpo della denuncia querela ha indicato dei testimoni, più precisamente detti in questa fase persone informate sui fatti, sarà buona norma indicare le generalità precise di costoro, nonché gli indirizzi e i numeri delle utenze mobili, in modo tale che i carabinieri, una volta ottenuta la delega d'indagine, possano velocemente contattare queste persone per ascoltarle, assommare informazioni. Ciò detto, dopo aver narrato il fatto in questione, occorrerà espressamente invocare delle formule sacramentali che sono di enorme importanza affinché la querela vada a buon fine. Prima di tutto, dovrei chiedere espressamente la punizione del colpevole. Dopodiché potrai anche invocare i reati che ritieni siano stati commessi, ad esempio truffa, minaccia, estorsione, ma ti faccio presente che l'individuazione dei reati e quindi la loro qualificazione giuridica può essere compiuta ed è prerogativa dell'ufficio del pubblico ministero, quindi di conseguenza potresti anche non indicarli. Dopodiché potrai inserire in querela il fatto che 1. Vuoi essere informato nel caso di proroga delle indagini preliminari. 2. Vuoi essere notiziato nel caso in cui il PM si determinasse per la richiesta di archiviazione, in quanto ritiene che le accuse da te formulate non sono sostenibili in dibattimento. 3. Puoi scrivere in denuncia querela che intendi opporti ad un'eventuale emissione del decreto penale di condanna. 4. Puoi già indicare che ti riservi di costituirti parte civile in vista del processo per chiedere il risarcimento del danno. Dopodiché dovrai firmare la denuncia querela e contestualmente nominare il difensore di fiducia che hai scelto, apponendo la firma sulla dichiarazione di nomina. Dopodiché dovrai attendere l'esito delle indagini. Se la denuncia si presenta complessa per narrazione, qualificazione giuridica e valutazioni varie, il consiglio è quello di rivolgerti al tuo difensore di fiducia affinché possa scrivere la querela nel modo più chiaro ed efficace possibile. In bocca al lupo e speriamo che crepi. Se desideri affidarmi il tuo caso giudiziario, allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte. Benissimo, ringraziamo l'avvocato Francesco D'Andrea per questi preziosi consigli. Intanto la prima parte di Chiedi a noi termina qui. Vedete in sovraimpressione le modalità per contattare la nostra redazione, il nostro programma nello specifico e chiedere direttamente a noi alcuni consigli, alcune questioni da risolvere dal punto di vista legale. Intanto nella seconda parte ritroveremo il dottor Massimiliano Casto per parlare del canone di abbonamento TV, dei casi di esonero per gli over 75 e come fare per ottenerlo. Poi parliamo di ISEE, cosa è, per quali agevolazioni serve e come ottenerlo.
questo appunto nella seconda parte di Chiedi a noi. Intanto ora spazio alla regia. Cari amici, buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo spazio dedicato al fisco. In questo appuntamento parleremo di canone di abbonamento televisivo, ma parleremo anche dell'ISE, la famosa attestazione che serve, oggi è molto importante, serve appunto per ottenere delle agevolazioni sia dal punto di vista fiscale ma anche dal punto di vista sociale. Adesso appunto vedremo quali sono queste agevolazioni, ma andiamo con ordine. Parliamo del canone di abbonamento televisivo, soprattutto quali sono le fasce di persone che sono esonerate da questo pagamento, da questa tassa. Ecco, il canone in linea generale è dovuto da chiunque possieda o detenga un apparecchio televisivo atto a ricevere appunto il segnale. È dovuto una volta l'anno, come sapete, e anche per quanto riguarda il 2020 è stato fissato in euro 90. Sapete che già dal 2016 non c'è il pagamento diretto con il classico, ricorderete, bollettino di conto corrente postale, ma viene direttamente prelevato attraverso la bolletta della fornitura dell'energia elettrica. Per quanto riguarda invece una grande opportunità che c'è già in vigore da qualche anno e soprattutto per quanto riguarda quelle fasce, quei nuclei familiari dove c'è un contribuente che abbia superato, quindi per gli over 75, per gli ultra 75 anni, però a condizione che il reddito cumulato, quindi il reddito cumulativo tra marito e la coniuge, non deve superare gli 8.000 euro lordi. Quindi in pratica come riferimento va preso il 730 o il modello unico, quindi dobbiamo sommare il reddito di questo nucleo familiare. Se il reddito è inferiore a 8.000 euro, in pratica è possibile non pagare il canone di abbonamento televisivo. Per ottenere questa agevolazione bisogna presentare un modulo che è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate, ma per chi si collega anche nel sito della RAI è possibile prelevare appunto questo modello, oppure per chi si rivolge ai CAF o ai professionisti abilitati e sono già in possesso di questa modulistica, che poi tra l'altro consiste soltanto in una dichiarazione sostitutiva in cui appunto il contribuente intestatario dell'abbonamento televisivo dichiara di avere un reddito inferiore, quindi un reddito per quanto riguarda la famiglia inferiore a 8.000 euro e per quanto riguarda l'età ovviamente bisogna avere superiore a 75 anni. Ricordiamo che comunque questa agevolazione riguarda soltanto l'abitazione di residenza, quindi nel caso in cui l'ultra 75enne possiede una ulteriore abitazione, quindi per esempio la casa in villeggiatura, una seconda casa dove c'è appunto sempre un apparecchio televisivo, l'agevolazione vale soltanto per la casa di residenza. Per quanto riguarda, torniamo a questa dichiarazione che permette appunto di non pagare, di avere l'esonero del pagamento del canone televisivo, riguarda per tutte le annualità successive, a condizione che ovviamente permangono tutti i requisiti che appunto sono il reddito fondamentale e ovviamente l'età. Per quanto riguarda già dal 2016, l'abbiamo già accennato, il canone viene prelevato direttamente attraverso la bolletta che noi paghiamo per ottenere la fornitura dell'energia elettrica, che normalmente viene spalmata in 10 mensilità, quindi da gennaio a ottobre. Per quanto riguarda dove va consegnato questa dichiarazione che appunto permette l'esonero del pagamento, ci sono tre diverse modalità che appunto vengono fissate dall'Agenzia delle Entrate. Per prima, questo modulo deve essere presentato attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia delle Entrate appunto di Torino, che è quella competente per quanto riguarda la gestione dell'esonero del pagamento del canone di abbonamento televisivo. Bisogna allegare ovviamente anche una copia del documento di riconoscimento a questa modulistica. Oppure per chi ha dimestichezza con internet e quindi possiede anche una PEC, quindi una posta elettronica certificata, può scannerizzare sia il modulo sia
il documento di riconoscimento e quindi può benissimo presentare attraverso la posta elettronica certificata, quindi attraverso questa mail, sempre all'Agenzia delle Entrate per ottenere appunto questa importante agevolazione annuale. La PEC di riferimento molto importante è unica per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate ed è la CP22 Canone TV chiocciola posta certificata.rai.it. Questa è molto importante perché è l'unica PEC abilitata a ricevere questa dichiarazione di esonero dal pagamento. Oppure, se non avete la possibilità di fare la raccomandata, oppure non avete la possibilità di fare la PEC, quindi la posta elettronica certificata, potete benissimo recarvi presso un qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate, consegnare questa modulistica, questa dichiarazione di esonero per ottenere appunto questa importante agevolazione del mancato pagamento del canone di abbonamento televisivo, che ricordiamo è soltanto per quei contribuenti che hanno compiuto i 75 anni di età e che hanno un reddito familiare cumulativo complessivo inferiore a 8.000 euro. Per quanto riguarda l'anno 2019 era di gran lunga inferiore, era circa 6.800 euro. Per quanto riguarda il 2020, il limite di reddito che appunto non bisogna superare è fissato in 8.000 euro. Quindi fate particolare attenzione, se avete requisiti, presentate immediatamente questa dichiarazione per ottenere l'esonero dal pagamento. Passiamo all'altro argomento molto importante di questa settimana ed è l'attestazione ISE. Sapete che l'attestazione ISE oggi è molto importante e si tratta appunto di un'attestazione che poi viene rilasciata attraverso una fase di controllo successiva ad un controllo dell'Agenzia delle Entrate, ma anche dall'INPS, ed è in pratica quell'attestazione che serve per misurare la situazione reddituale ma anche patrimoniale di tutto il nucleo familiare. Quindi la dichiarazione ISE non può essere presentata singolarmente dai componenti del nucleo familiare, ma quando parliamo di attestazione ISE, fate attenzione perché riguarda l'attestazione economica, finanziaria, ma anche patrimoniale dell'intero nucleo familiare. Sapete che oggi è molto importante per ottenere tantissime agevolazioni dal punto di vista finanziario, dal punto di vista contributivo, ma soprattutto per ottenere delle agevolazioni, delle misure a sostegno del reddito. Quindi vediamo quali sono quelle più importanti, ecco, agevolazioni per cui bisogna ovviamente presentare l'attestazione ISE. Soprattutto per chi, per esempio, frequenta i bambini facendo l'asilo nido, allora i genitori devono consegnare per magari ottenere una riduzione della retta e l'attestazione ISE. Quindi per gli asili nido è necessario consegnare l'attestazione. Ma anche per ottenere, per esempio, da parte dei servizi sociali oppure da parte delle regioni in cui c'è questo tipo di assistenza, per quanto riguarda tutte quelle persone inferme, le persone anziane che necessitano di un'assistenza domiciliare, anche in questo caso è possibile ottenere un'agevolazione per una riduzione del pagamento di questo servizio, appunto presentando l'attestazione ISE. Poi sapete che per tutti i ragazzi, per tutti gli studenti che devono pagare il famoso diritto allo studio, soprattutto parliamo di studenti universitari, quindi per ottenere una riduzione del pagamento delle tasse scolastiche, allora sapete che le segreterie scolastiche delle università chiedono l'attestazione ISE appunto per ottenere un'agevolazione o uno sconto dal pagamento di questi diritti, di queste tasse universitarie, ma anche per quanto riguarda tutti quei ragazzi che acquistano i libri, quindi i libri di testo, molto spesso addirittura in alcuni comuni italiani c'è una sorta di convenzione e quindi è possibile anche ottenerli totalmente gratuitamente, però ovviamente bisogna prendere come riferimento i valori dell'ISE. Poi per esempio per ottenere, come sapete, l'assegno di maternità già da qualche anno è in vigore, anche in questo caso è necessario ottenere l'agevolazione attraverso la presentazione dell'attestazione ISE. E infine per tutti quelle famiglie dove ci sono 3 figli minori, quindi sapete che c'è il famoso assegno per il nucleo familiare, allora in questo caso, anche in questo caso, è necessario presentare l'attestazione ISE. Per quanto riguarda come si compila, come si richiede, come ottenerla, sapete che è possibile rivolgersi direttamente ai CAF oppure ai professionisti abilitati, che sono i commercialisti, i consiglieri del lavoro e i tributaristi. Bisogna portare una modulistica particolare perché in pratica è necessario consegnare ovviamente
ovviamente, visto che si riguarda l'indicatore che attesta appunto la situazione finanziaria ma anche patrimoniale, quindi è necessario portare il modello 730 o il modello unico riferito all'anno precedente. Bisogna portare anche una visura catastale, quindi per chi è in possesso di fabbricati o di terreni, e poi è importante portare anche un'attestazione che viene rilasciata dalla banca dove si attesta la giacenza media riferita all'anno precedente. Per quanto riguarda al 2020, bisogna portare la giacenza media che appunto viene rilasciata dalla banca per quanto riguarda tutti quei contribuenti che hanno o sono titolari magari di un conto corrente, di un deposito oppure di una semplice carta prepagata, quindi la giacenza media, però per quanto riguarda il 2020 deve essere riferita al 31 di dicembre del 2018 e non del 2019, quindi fate particolare attenzione. Un'ultima cosa volevo ricordare per quanto riguarda l'attestazione valida per il 2020, scadrà non ormai annualmente, quindi nell'arco temporale da quando si inizia, quindi alla scadenza annuale da quando viene rilasciata, ma bensì la scadenza di quest'anno cade direttamente con il termine dell'anno, quindi con il 31 dicembre del 2020. Questa è un'altra novità contemplata dalla legge di bilancio del 2020, quindi l'attestazione ISEE che abbiamo visto è molto importante per ottenere tantissime agevolazioni dal punto di vista fiscale, dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda tutte quelle agevolazioni, quelle misure a sostegno del reddito, quindi scade con il 31 di dicembre del 2020. Bene, anche per oggi è tutto. Io volevo ricordarvi di seguirci e di mandare i vostri quesiti, le vostre mail alla redazione. Noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie, alla prossima settimana.